sono in collegamento e a tutti coloro che sono collegati, cittadini. Buongiorno, iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. Guida Vincenzo, Marino di Sottina, presente. Presenti, quindi il consiglio, la seduta del consiglio comunale è valida. Iniziamo subito con il primo punto all'ordine del giorno: comunicazione, nomina assessori, deleghe assessori e deleghe consiglieri. La parola al sindaco, prego. Sì, buongiorno a tutti. Questo è il momento in cui c'è la nomina della nuova giunta. È necessario per comunicare al Consiglio Comunale la composizione. Quindi recentemente con un provvedimento del 21 aprile ho provveduto a nominare assessori, in particolare con la delega di vice sindaco, la dottoressa Giusy Guarino, alla quale ho conferito le deleghe alle politiche sociali, rapporti con ambito CISE, legge 38, anziani, infanzia, servizi al cittadino, digitalizzazione e agricoltura. All'assessore Alfonso Marandino le deleghe all'ambiente, alla viabilità, ai trasporti, alla protezione civile, osservatorio ambientale, sicurezza del territorio. All'assessore avvocato Gina Migliaccio le deleghe in materia di politiche di bilancio, contenzioso, beni confiscati, cultura, commercio, politiche giovanili, pari opportunità. All'assessore professor Cesario Villano la delega in, per quanto riguarda l'istruzione, lavori pubblici, edilizia scolastica, affari generali, formazione. Io ho trattenuto la delega al patrimonio, alla trasparenza, al personale, ai rapporti con le associazioni e alle attività produttive. Con successivo atto ho conferito al consigliere comunale Francesco Maria Turco le deleghe alla rete urbana, dismissione patrimonio, forum e cimitero. Al consigliere comunale Domenico Mangiacapra le deleghe in materia di politiche urbanistiche del territorio e sanità. Per quanto riguarda invece il consigliere Autiero, ho conferito le deleghe in materia di sport, eventi, museo della scritta, valorizzazione delle luci delle alberate, parco giochi e servizio civile. Ne approfitto per ringraziare pubblicamente il consigliere comunale Francesca D'Agostino, che fino alla composizione della nuova giunta ha svolto il ruolo di assessore, per il lavoro svolto e per l'attività prestata nell'ambito di questo periodo di assessorato. Allora, sul primo punto dell'ordine del giorno, se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla prego. Prego, capogruppo qua. Faccio gli auguri in bocca al lupo all'assessore, al mio assessore di Bilancio, la Luciana di Bilancio, e con una nota però, diciamo, comprensiva. Mi sta andando a dire all'assessore che mostrerà il suo valore nel prosieguo. Però per noi, politicamente, ovviamente parlando, proprio una delega ad un assessore bilancio a 15-20 giorni dall'esclusione del rendiconto, politicamente secondo noi è un atto da prendere in considerazione. Non conosciamo le dinamiche della maggioranza e non ci entriamo, questo sia chiaro. Però per noi questo è un dato politico che ci fa riflettere e dovrebbe far riflettere anche il gruppo e chi sostiene la consigliera D'Agostino, ex assessore,
Sì, buongiorno, io prendo la parola solo per ringraziare il sindaco e per ringraziare nuovo noi la Cesana per questa fiducia ancora accolta e spero nelle nuove idee di fare bene come ho provato a fare bene in quelle già avute. C'è tanto lavoro ancora da fare, con l'aiuto di tutta la maggioranza unita penso che riusciremo ad avere un buon risultato. Grazie. Sono vabbè, giusto per non per dare risposta, ma giusto per dire che in effetti la maggioranza, questa maggioranza funziona all'unanimità, ha sempre funzionato sui problemi, su ogni problema posto in discussione, ha sempre lavorato all'unanimità, quindi c'è stato, diciamo, la partecipazione di tutti a, nell'ambito di tutte le deleghe che sono state date agli assessori. Quindi per cui, diciamo, quasi noi non abbiamo differenza se uno è assessore o è consigliere, in quanto c'è un lavoro unico dietro tutti gli argomenti che noi andiamo ad affrontare per la nostra comunità e quindi, diciamo, è solo per dare un nome agli assessori, perché praticamente l'esecutivo deve comunque essere composto da assessori, ma i consiglieri alla pari dell'assessore nella nostra maggioranza funzionano e lavorano allo stesso modo. Quindi per cui, diciamo, è un discorso poi di impegno, perché l'impegno maggiore o l'impegno minore, e questo penso sia stato poi il discorso che è stato fatto, diciamo, nell'ambito della maggioranza, quindi non c'è nessun altro discorso né politico dietro, diciamo così, questa alternanza. C'è un discorso in cui, diciamo, c'è un impegno maggiore da parte dell'assessore D'Agostino per i suoi incarichi e praticamente da questo nasce, diciamo così, come ho detto, che non c'è differenza tra assessore e consigliere nella nostra maggioranza, perché lavoriamo tutti allo stesso modo. Quindi per cui politicamente la cosa non ci tocca, andremo avanti nello stesso modo, il consigliere D'Agostino collabora lo stesso, insomma, oltre ai suoi impegni, e quindi, anzi, è l'occasione per ringraziarlo per tutto quello che ha dato fino ad oggi e che continuerà da nel prossimo futuro in questa amministrazione. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Ah, no, chiedo scusa. Con abitudine non direi niente. Ok. Allora, quindi la comunicazione è stata ricevuta del sindaco e noi passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che poi viene modificato, in quanto il secondo punto all'ordine del giorno purtroppo c'è stato un errore di inserimento e la ratifica è stata già votata nel consiglio scorso, quindi per cui c'è stato nel stilare l'ordine del giorno forse un copia e incolla, quindi questa ratifica, del secondo punto, variazione di bilancio al documento di programmazione del 23 della delibera 95 è stata già votata nel consiglio comunale scorso e quindi noi al secondo punto del giorno viene ritirato e quindi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che diventa il secondo punto. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è approvazione del rendiconto della gestione anno 2022, redatto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 118-2011, provvedimenti.
relaziona il sindaco. Prego. Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione anno 2002 in giunta, sottoponiamo il documento all'approvazione del consiglio. Ci tengo a sottolineare un dato: questo è un atto che andava effettuato entro il 30 aprile e anche per questa scadenza ci andiamo in consiglio comunale in anticipo sui tempi, come abbiamo fatto anche per il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre. Il documento che sottoponiamo all'attenzione del consiglio comunale restituisce una fotografia di quelli che sono i compiti dell'ente in perfetto ordine, ma soprattutto un bilancio che può dirsi solido e soprattutto florido. Chiudiamo l'attività del 2022 con un avanzo di amministrazione di 8 milioni di euro. Il dato importante è che nell'ambito di questa cifra ci sono quella che è la parte che è utilizzabile per gli investimenti, che corrisponde sia relativamente alla parte vincolata sia alla parte destinata agli investimenti a un totale che raggiunge circa 1,2 milioni. Che cosa significa questo? Questo significa che avremo nell'anno in corso la disponibilità per investimenti di una cifra abbastanza importante che ci consentirà di finanziare delle opere pubbliche, alcune delle quali già approvate sotto il profilo degli studi di fattibilità che richiedono dei progetti definitivi esecutivi, che consentiranno quindi di attuare non solo la programmazione che era già in corso, ma consentiranno anche di avere delle ulteriori opere pubbliche attese da tempo. Faccio degli esempi per capire che cosa si può fare con questa somma. Innanzitutto quello che è il restyling di Piazza dei Gasperi con l'aggiunta del parcheggio alle spalle del municipio. Stiamo già rimuovendo quello che è il progetto che attiene via Diaz, dove sapete che c'è un problema legato a un problema legato alle fogne. Noi avevamo già approvato un progetto, poi ci siamo resi conto in sede di esecuzione dell'opera che quella progettazione purtroppo per una questione di scarichi di fogne non era adeguata anche rispetto alla programmazione futura, perché sapete che in quella zona sono previsti gli interventi di edificazione nuova, quindi è in corso di realizzazione un nuovo progetto che consentirà quindi di risolvere quella problematica, così come è in corso di realizzazione il progetto che attiene il superamento della problematica tra via Cimarosa e via Mascagni, dove lì c'è un problema di allagamento. Abbiamo previsto e abbiamo già approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di una piccola strada che consentirà di collegare la zona di via Parini e via Pascoli con via Neni, quindi creando uno snodo tra una zona che è chiusa al suo interno con quello che è il lato diciamo ulteriore della scuola elementare di via Campossi. Questo per citare alcune delle opere che potremmo mettere in campo con questa cifra. Bisogna sottolineare un dato: questi fondi sono fondi comunali, sono il risultato di un'attività di accertamento e di discussione che nel 2022 ha continuato a dare dei risultati. Significa che noi andiamo a fare, al di là di quelli che sono i finanziamenti che abbiamo ottenuto e su cui si sta lavorando, noi mettiamo risorse che derivano appunto dal bilancio comunale. L'organo di revisione, come il parere che ha legato alla proposta, dà atto che non ci sono irregolarità contabili o anomalie nella gestione, e dico non potrebbe essere altrimenti per quello che è il lavoro svolto dall'ufficio ragioneria diretto dal dottor Sacco e con l'aiuto di tutti i suoi collaboratori. Altro aspetto importante,
noi non abbiamo mai fatto ricorso in questi anni a quelle che sono le anticipazioni di tesoreria. Le deliberiamo, nel senso che per un fatto precauzionale chiediamo la possibilità di poter utilizzare quello che è eventualmente un'anticipazione, ma almeno per quella che è la gestione di cui mi interesso, non abbiamo mai effettuato questo tipo di ricorso, come dire, ad una forma di finanziamento, ma anche una forma di indebitamento. Rispetto al consuntivo dell'anno precedente, noi abbiamo un miglioramento di quello che è il risultato di gestione, determinato da una serie di fattori. Innanzitutto quello che è la capacità dell'ente di riscossione, la capacità anche dell'ente di rispettare gli impegni. C'è un punto, anche questo, molto importante, che rappresenta dal punto di vista sintomatico quella che è la capacità dell'ente di essere efficiente. Abbiamo ridotto i tempi dei pagamenti da 160 giorni a 114 giorni. Questa è la media dei pagamenti rispetto ai fornitori, ed è un dato, anche questo, che rappresenta affidabilità. Significa che chi ha rapporti con questa amministrazione sa di poter contare, conclusa quella che è l'attività o la fornitura, sa di poter contare su un pagamento rapido, e quindi sintomo, dicevo, di affidabilità. Altro aspetto che va assolutamente rilevato e attiene quello che è il rispetto di quello che è la previsione rispetto all'accertamento. Voi sapete che nel momento in cui andiamo a redigere il bilancio di previsione, facciamo appunto una ipotesi di quelli che possono essere le entrate. Voi troverete un prospetto, in particolare lo troverete nella relazione del revisore, dove si fa un'analisi tra quella che è la previsione fatta per quanto riguarda le entrate, le previsioni di competenza e quelli che sono gli accertamenti, e troverete una corrispondenza con percentuali molto molto alte. Ad esempio, abbiamo per il titolo 1 delle entrate una corrispondenza tra la previsione e l'accertamento pari al 91,59, mentre per il titolo 2 parliamo del 92,55. Questo che cosa significa in termini pratici? Che noi presentiamo un bilancio di previsione che è reale, un bilancio di previsione che non è gonfiato per far quadrare i numeri, ma è un bilancio che presenta dei numeri, delle prospettazioni che sono veramente corrispondenti alla realtà. Questo ci consente di avere, da un lato, di non eccedere in delle previsioni anche dal punto di vista degli obiettivi, cioè sappiamo che se dobbiamo incassare 4.664.000 per quanto riguarda il titolo 1, a fine anno ne abbiamo accertati 4.002.000, quindi con una percentuale del 91,59. Stesso discorso per il titolo 2. E quindi questo è anche sintomatico del lavoro che portiamo avanti in materia di politiche di bilancio, stando attenti, come dicevo, a non inserire numeri tanto per far quadrare quelle che sono poi le necessità del bilancio stesso. C'è un altro lavoro che in questo periodo è stato portato avanti e che attiene i residui. Voi sapete che i residui, in particolare quelli attivi, sono le cifre che il Comune ha accertato ma non ha ancora riscosso, e c'è anche in questo caso un'attività in corso che ci ha consentito, rispetto al 2022, di riscuotere in relazione a quella che è la posta complessiva quasi 2 milioni di residui attivi, quindi abbassando quella che è la quota di residui attivi. Ma al tempo stesso questo ci ha consentito anche di rispettare gli impegni, quindi di andare a pagare e quindi di far diminuire quella che è la quota dei residui passivi. Altro aspetto che va nella direzione di quella che è l'attività di recupero che abbiamo messo in campo riguarda proprio le singole voci
delle entrate. Ad esempio, noi abbiamo un accertamento per il 2022 rispetto a proprio alla parte dei residui, che rispetto al 2022 noi abbiamo riscosso circa il 21% in materia di tasse tributarie, e abbiamo riscosso, mi faccio riferimento ai residui, il 17% per quanto riguarda l'acquedotto. Chiaramente questo è un dato che tiene conto dell'attività che è partita a un certo punto dell'anno, quindi è un'attività che non è stata svolta su 12 mesi, ma nonostante diciamo, la parzialità del tempo, ci restituisce appunto dei numeri abbastanza importanti e rilevanti. Non abbiamo fatto, cioè, rispetto a un altro elemento che pure è importante, ad esempio, non anche quella che è la quota di quelli che sono i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio. Noi nel 2022 abbiamo semplicemente accertato e deliberato debiti fuori bilancio per 10.000 euro. Questo che cosa significa? Siamo partiti da quote, quindi dal punto di vista numerico, molto molto più alte, per scendere a una quota che è quella di 10.000 euro nel 2022. Questo significa che noi teniamo sotto controllo in maniera rigorosa quelle che sono le vicende legate al contenzioso, che ci consentono quindi di gestire in maniera puntuale quelle che sono il contenzioso in atto. Un'altra attività che merita di essere evidenziata è il lavoro che viene fatto sull'evasione. Anche in questo caso è stata avviata un'attività di recupero rispetto ad alcuni tributi, e ad esempio, per citare il lavoro svolto sull'IMU, noi abbiamo nel 2022 accertato un'evasione IMU pari a 110.000 euro, e questa evasione accertata è stata completamente riscossa, così come in altre per quanto riguarda altri tributi. Questo dà il senso anche del lavoro importante che stiamo portando avanti, incassi ma anche investimenti. Quindi troverete nel conto legato anche al patrimonio la capacità dell'ente di promuovere investimenti, quindi un miglioramento sotto questo profilo di quello che è il patrimonio del comune, che va ad arricchirsi con l'acquisto di una serie di immobili, come sapete, e soprattutto diciamo dà il senso anche di quella che è l'attività in corso. Ci sono degli aspetti, ma questo per onestà intellettuale, che vanno migliorati. In particolare mi riferisco a quello che è un'attività relativa alle sanzioni amministrative per il codice della strada. C'è stato, rispetto agli anni precedenti, un decremento di quelle che sono le sanzioni. Questo ci fa capire, questo è anche diciamo, l'importanza del conto consuntivo, che è una sintesi dell'attività, ci fa capire che ci sono dei settori dove bisogna intervenire e migliorare. Col conto consuntivo noi andiamo anche a definire la capacità dell'ente di assumere, quindi è già in atto nell'ambito della maggioranza, con il conforto tecnico degli uffici, una programmazione di quello che il nuovo fa bisogno. Quindi dopo l'approvazione del conto consuntivo la maggioranza avrà il dovere di esaminare quegli aspetti dell'attività amministrativa che meritano di essere rinforzati. Ci sono dei settori che necessitano appunto un'attività di rinforzo dal punto di vista del personale, e uno di questi è proprio il settore della vigilanza, dove rispetto ad un paese che è cresciuto non dal punto di vista dell'estensione territoriale, ma è cresciuto dal punto di vista della popolazione e della frequentazione. Immaginate che abbiamo una popolazione riconosciuta
al 31 dicembre 2022, che è quasi di 9.700 persone. Quindi significa che noi abbiamo una circolarità, abbiamo una presenza sul territorio e un numero di persone che è maggiore rispetto a 5 anni fa, a 10 anni fa, e quindi anche l'attività di controllo, l'attività gestionale sotto questo profilo va assolutamente calibrata. Quindi l'idea dovrebbe essere quella di investire, inserendo nuove risorse in questo settore. Così come l'esperienza della pandemia e tutto quello che ne consegue ci ha fatto capire che il settore dei servizi sociali è un settore cruciale, importante nell'ambito di quella che è l'attività di una vita amministrativa, anche quello di un settore dove noi abbiamo la necessità di dare ancora di più, in misura maggiore, delle risposte rapide ed efficienti. Quindi potremmo pensare anche di intervenire con un rafforzamento delle risorse umane. Quindi in conclusione, io credo che presentiamo al Consiglio Comunale un documento che ci indica dei fattori positivi, ci indica che sì, siamo in presenza di un'attività che non è un'attività di oggi, ma è un'attività a questo punto pluriennale, dove i conti del Comune non sono in regola, ma di più, abbiamo un bilancio che è florido, che consente di ricavare dalla propria attività, e quindi ragionando in termini anche di autonomia finanziaria ci consente di programmare investimenti in maniera diretta, cioè con finanziamenti che derivano dalla attività dell'ente stesso. Ci consente questo conto consultivo, quindi l'attività ci consente di avere risorse per fare nuove assunzioni o di migliorare quelli che sono i livelli retributivi del personale attualmente in dotazione dell'ente, e ci consente poi di ragionare in termini anche di nuovi investimenti per quanto riguarda quelle che sono le attività future. Questo bilancio risente di una mancanza, ma è evidente che se fossimo al 2024 questa tra virgolette lacuna sarebbe già stata colmata, cioè non c'è e non poteva essere altrimenti un miglioramento di quelli che sono gli incassi per i permessi a costruire. Immaginiamo, poiché già nel 2023 abbiamo, dal punto di vista dei flussi di cassa, abbiamo già dei segnali in questo senso, quindi nuovi permessi a costruire, nuovi PUA che stanno arrivando, nuove richieste di monetizzazione di standard. Immaginate che nell'arco di 3 mesi abbiamo incassato o comunque abbiamo accertato nuove entrate, per non voglio sbagliare con le cifre, ma ci aggiriamo intorno ai 400-500 mila euro. Questo significa che avremo a disposizione delle risorse finanziarie che ci consentiranno di attuare il piano urbanistico, perché sapete che nel piano urbanistico ci sono delle nuove strade che dovremo realizzare attraverso gli introiti che deriveranno da tutta quella che è la parte urbanistica, e quindi significa che avremo ancora altre risorse per fare, per dare un nuovo assetto anche al punto della viabilità. Concludo dicendo una cosa: abbiamo fatto una sfida, abbiamo fatto questo Consiglio Comunale, o meglio, il Consiglio Comunale precedente ha accettato di affrontare una sfida, cioè quella là di andare verso la esternalizzazione della discussione dei punti. Ci abbiamo messo la faccia, abbiamo lavorato, abbiamo preso le critiche, abbiamo fatto in modo che i disagi fossero ridotti nella misura possibile, abbiamo chiesto e approvato in settimana un accordo integrativo con la società di riscossione per migliorare ulteriormente il servizio, non abbiamo paura di dire che i risultati stanno arrivando e restituiamo alla città risorse aggiuntive che potranno, e soprattutto abbiamo messo in campo un meccanismo di recupero che darà i suoi frutti nel tempo. L'abbiamo fatto assumendoci la responsabilità politica di farlo, e quindi è molto probabile che l'amministratore del 2026 riceverà i benefici di quella che è una scelta politica che era rischiosa, ma che abbiamo potuto fare. E di questo ringrazio il Consiglio Comunale precedente che votò la delibera di indirizzo, e ringrazio questa maggioranza per il supporto che ha voluto dare ad un'attività
che darà i suoi frutti nell'immediato ma anche a medio lungo termine, che ha saputo fare quadrato rispetto a una difficoltà che abbiamo avuto e che non abbiamo nascosto, ma come accade sempre nei momenti di difficoltà, gli amministratori ci mettono la faccia, spiegano, ragionano e provano a trovare le soluzioni migliori per la comunità. Prego, davo un po' alba. Faccio un breve intervento sulla questione del punto. Preannuncio quello contrario all'approvazione del punto, ringraziando però il lavoro svolto, fatto dagli uffici che conosco, è stato corposo. Abbiamo avuto un confronto con il dirigente Sarto pochi giorni fa sulla questione. Parto dall'ultimo punto, questione agente di discussione. Ha ragione il sindaco, dice la politica ci mette la faccia, e io da questo punto di vista condivido il suo ragionamento su metterci la faccia. Noi ci mettiamo la faccia dicendo che per noi questa è una scelta di credito, una scelta che non abbiamo mai condiviso e mai condivideremo, ma lo dico serenamente, non per demagogia, ma ci crediamo in questa cosa, ci crediamo in questa cosa, diciamo, perché diciamo, si poteva diciamo, arrivare a una, diciamo, ad una soluzione diversa, si poteva ragionare di più, si poteva scegliere un altro progetto, diciamo, ormai l'argomento è stato snocciolato nelle varie discussioni e nei vari confronti. È chiaro che il comune incassa di più, perché lo dico, lo stradico, diciamo, l'atteggiamento della gente in discussione è molto aggressivo nei confronti di chi ha delle difficoltà, non lo dico io, lo dice la gente, quindi noi intercettiamo diciamo, le paure soprattutto e le perplessità delle persone che sono andate in difficoltà, il sindaco ha ammesso, io voglio dire questo, di questo che ne do atto, però noi su questa cosa siamo fortemente contrari e diciamo perplessi. Detto questo, sottolineo la questione della nostra amministrazione 8.202.000 euro, la nostra amministrazione corposo, di cui la parte accantonata è di quasi 7.000.000 euro, quindi anche la parte accantonata è molto corposa. Ne restano quasi 1.200.000 euro, di cui 851.000 euro sono vincolati, vincolati il vincolo dovuto appunto a destinazione specifica, appunto, su disposizione dell'ente che trasmette appunto le somme, parlo di investimenti. Abbiamo una parte non vincolata di 492.000 euro che è possibile destinare a futuri investimenti, che però non è una somma già in disponibilità delle casse ovviamente del comune, questo sia, dobbiamo chiarirlo perché altrimenti creiamo anche delle false aspettative, ma sono, ma deve essere compatibile ovviamente con i flussi di cassa del comune. Cassa a disposizione ovviamente questi soprattutto abbiamo con un avanzo libero, quindi in definitivo facendo i conti della massa con un avanzo libero che è disponibile già di quasi 11.000 euro. Questi sono diciamo i numeri superficiali della nostra amministrazione in cui il sindaco poi ha snocciolato la questione. Detto questo, noi però diciamo su una cosa non riusciamo a capire, ecco. Noi abbiamo affrontato i costi della politica, affrontiamo anche questa volta. Nel 2022 il costo della politica per i cittadini di Cesa, la politica è costata all'incirca 112.000 euro, stipendi degli amministratori con tasse comprese. Nel 2023 è prevista una somma che arriva quasi a 120.000 euro, euro in più, euro in meno. Per noi questa voce è troppo grande. Per noi nel 2023 è prevista una somma di 521.000 euro per le spese. Circa europeo, non pure, compresi l'asse, poi non tutto con 112-121. No, nel 2022 da lì circa 111.000 euro, euro in più, euro. Nel 2023 sembra che la somma prevista sia di 121.000 euro all'incirca. Abbiamo un IRPEF di 80.000 euro e un
una IMU che pesa circa per 1200 euro, che sappiamo benissimo che l'IMU nel nostro paese si paga, è molto alta come ora. Detto questo, diciamo, noi appunto ribadiamo la contrarietà all'approvazione del rendiconto, anche se ammettiamo che ci sono dal punto di vista degli investimenti per infrastrutture del paese, ci sono e sono anche corposi. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, sindaco. Io volevo un attimo precisare che il soggetto che fa la discussione non è stato scelto, ha vinto una gara. Sotto questo aspetto ci tengo a sottolineare questa. Il consigliere Alma diceva che si poteva evitare il ricorso ad un agente della discussione, però poi non ci dice come, cioè nel senso che noi prima di arrivare a quella che è stata la scelta di indirizzo abbiamo fatto uno studio, abbiamo preso i dati che riguardavano la discussione guardiva effettuata da ex Ambitale, attualmente agenzia della discussione, e avevamo delle percentuali di discussioni che si aggiravano intorno al massimo più 3%. Io li ho rappresentato e sono contenuti nella relazione di quelle che sono le percentuali attuali di discussione, che sono delle percentuali che non come dire, riguardano l'intero anno di attività, perché l'attività non è stata su 12 mesi, ma un'attività parziale, e ci restituisce una percentuale molto molto alta. Il tema qual è? Se noi dobbiamo essere populisti e fare propaganda, voi sapete, potremmo metterci da questo banco e dire ah certo, non si pagano le tasse. E saremmo ricordati in quel momento, cioè non saremmo ricordati, in quel momento riceveremo tutti gli applausi, i like, anche di, diciamo, diventeremo come dire, esempio per altre comunità. Poi probabilmente quando moriremo verranno tutti i figli degli attuali cittadini sulla nostra tomba a, diciamo, fare gesti poco poco belli. Allora io preferisco in questo momento ricevere gli insulti, no, vedete che i nostri concittadini sono stati molto molto educati, ma soprattutto c'è stata una capacità di dialogo su cui ci tengo a sottolineare questo aspetto, una capacità di dialogo con noi e con gli uffici. Preferisco, anche dal punto di vista dell'educazione, perché, vedete, abbiamo riscontrato che c'erano persone che hanno confessato in maniera candida che loro le tasse del comune non hanno mai pagato, e che per loro, diciamo, era strano pagare le tasse. E quindi, vedete, noi abbiamo fatto un'azione, ripeto, assumendoci la responsabilità e soprattutto, voglio dire, sapendo che nell'immediato non ci sarebbe stata l'applauso scrosciante, ma con la consapevolezza di fare qualcosa di utile alla comunità. Dal punto di vista, ripeto, anche di quello, cioè c'erano delle persone che per loro le tasse non andavano a pagare, e hanno iniziato a pagare, hanno iniziato a comprendere che se non paghi le tasse perché ricevi un servizio, perché fondamentalmente noi stiamo chiedendo qualcosa che è disancorato da una controprestazione, hanno iniziato a capire che le tasse al comune vanno pagate, altrimenti viene la gente della discussione e ti ignora quello che ti deriverà. Però dovete dare atto di un'altra cosa, e questo forse è anche l'elemento come dire, che ci ha consentito di, diciamo, di prevenire e di ragionare con i cittadini. In realtà noi la sofferenza maggiore l'abbiamo avuta non sull'attività di discussione, la sofferenza maggiore l'abbiamo avuta su un aspetto dell'attività, che è stata l'acqua del mercato, dove il cittadino che aveva pagato giustamente ha ricevuto nuovamente l'avviso. Cioè il dramma noi l'abbiamo subito su quello, ma sulle altre cose il cittadino che sapeva di non aver pagato, io vi assicuro che veniva al comune, veniva alla ragioneria e chiedeva come fare per mettersi in regola. Questa attività noi l'abbiamo
abbiamo fatto un attimo, prima di avviare la discussione, abbiamo fatto un lavoro introducendo quella che è la realizzazione. Quindi molti cittadini che non erano in regola con le tasse del comune hanno beneficiato di un meccanismo di realizzazione che vi assicuro non esiste in altri comuni. In altri comuni o pani o pani. Noi abbiamo, prima di avviare la discussione, abbiamo fatto una realizzazione. Proprio perché nel momento in cui vai ad attuare certe misure, poi ti rendi conto che devono essere migliorate, abbiamo recentemente il Consiglio Comunale ha fatto un'altra modifica, andando a prevedere delle realizzazioni maggiori e diverse laddove ci dovessero essere delle situazioni di disagio ulteriore. L'accordo integrativo che ci apprestiamo a sottoscrivere con Sogert va sempre nella direzione di assolvere a quelle che possono essere delle esigenze che arrivano. Io credo che altre soluzioni non me ne fossero, perché l'agente della riscossione privato ha un obiettivo di carattere aziendale, quindi sostanzialmente deve portare a casa i risultati. Questo risultato va calibrato, o meglio, l'attività va calibrata con le esigenze della collettività, e questo noi abbiamo provato a farlo. Credo che alla fine daremo all'amministrazione non solo, diciamo, questa attività ci consentirà di migliorare, e questo già sta avvenendo, il pagamento dell'ordinario. Se faremo nei prossimi giorni, mi auguro, una verifica, vi farò vedere che la percentuale ordinaria di riscossione, quindi quella che il cittadino fa, tra virgolette, in maniera spontanea, è molto molto alta rispetto agli anni precedenti. Daremo anche quella che è il resoconto dell'attività di riscossione in atto, e vi renderete conto che ci sono delle percentuali altissime. Questo che cosa significa? Significa non solo contribuire a ridurre quello che è il residuo, consente di avere fondi per gli investimenti, ma consente anche di migliorare un parametro che è quella della riscossione, che ci consente di programmare quelle che sono le nuove assunzioni. Io credo che altre soluzioni non vi fossero, abbiamo provato a mettere dei cuscinetti prima dell'avvio di questa attività, e ribadisco un concetto: è un'attività questa che darà i suoi frutti nel tempo, quindi ne beneficeranno le amministrazioni del 2026 in poi. Sui costi della politica io mi limito a dire che c'è un dato che forse non è stato valorizzato abbastanza. Noi abbiamo ricevuto dal governo centrale, noi tutti i comuni hanno ricevuto dal governo centrale dei fondi per far fronte a quello che è l'aumento delle indennità. Quindi noi non è che abbiamo preso le indennità, le abbiamo adeguate a quello che dice la legge utilizzando i fondi del bilancio. Lo Stato ci ha trasferito delle cifre, e nel momento in cui ci ha trasferito quelle cifre abbiamo adeguato quelli che sono i costi. Dico un'altra cosa: per quella che è la complessità dell'attività amministrativa, per quella che è la complessità dell'attività amministrativa, ed è un dato questo che forse non è ben chiaro a tutti, non mi riferisco, diciamo, a voi della minoranza, ma faccio un ragionamento veramente complessivo, cioè nel senso che molto spesso non si percepisce che fare oggi un'amministrazione comunale è un'attività che richiede un impegno quasi 24 ore su 24, compreso il sabato della domenica. Faccio un esempio banale, tanto banale non è. Chi fa l'amministratore oggi deve stare attento al fatto che nelle prossime ore ci saranno delle difficoltà sull'ordine pubblico. Il dipendente comunale, non me ne voglio il dottore Sacco che è presente in aula, ma il sabato della domenica tendenzialmente non lavora. L'amministratore comunale dovrà stare attento in questo fine settimana ad organizzare quello che è il discorso della viabilità, il discorso della sicurezza e tutto quello che ne consegue. Se ha un amministratore di un'azienda pubblica che con l'ultimo bilancio di previsione amministra 18 milioni di euro, se ha un amministratore di un'azienda pubblica che non ho fatto i conti, ma ha intercettato fino ad oggi la bellezza di quasi 10 milioni di euro di finanziamento. Quindi significa che se chi ha intenzione di venire ad amministrare questo paese deve mettersi bene in mente che è un'attività che probabilmente
probabilmente assorbente, cioè non ti consente di fare altre cose a meno che tu non voglia fare male il ruolo di amministratore. Quindi i costi a cui fate riferimento io credo che siano finalmente adeguati a quella che è l'attività che si porta avanti. Questo è vero, che oggi purtroppo sì, è un sì. Grande impegno per chi amministra un paese. Voglio solo dire una cosa per quanto riguarda, perché è stata chiamata in causa la questione della Sogert. Anche io personalmente sono stato abbastanza critico nei confronti di questo tipo di organizzazione, quando diciamo, questa azienda ha vinto una gara. Successivamente diciamo, ci siamo trovati, abbiamo trovato dei punti in cui praticamente non ci aspettavamo, ma le criticità che succedono poi quando uno amministra, e questo poi diciamo le crisi vengono superate poi mettendo a giorno le criticità che ci sono, quindi per cui man mano poi è stato modificato, è stato integrato, e non ultimo anche la settimana scorsa è stato ancora integrato ulteriormente diciamo l'accordo con la società, e questo ci dà la possibilità poi di ragionare, di dare un buon servizio alla nostra comunità, e questo è quello che si fa. Se non ci sono altri interventi, sì prego. Ci tengo a chiarire, ovviamente tasse si devono pagare, cioè ci sono delle tasse, secondo me su questo non ci sono, non abbiamo dubbi alcuno. Passo io. Allora passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? Siamo 8, sì. Contrari? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Allora, ci fa piacere che lei vota con noi, lo consideriamo. Bene, ripetiamo la votazione gentilmente, per piacere, abbiate pazienza. Allora, chi è favorevole? 8. Contrari? 3. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 8. Contrari? 3. L'argomento numero 2, approvazione del rendiconto della gestione anno 2022 redatto ai sensi dell'allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, passa a maggioranza. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno. Intitolazione piazzetta su beni confiscati in via Rosa Parks, in memoria di Manuela Roy. Ok, allora, con relazione il consigliere Turco, prego. Sì, buongiorno a tutti. Ci apprestiamo ad intitolare oggi piazzetta sia del fissato come di mente del lavoro, e quindi abbiamo fatto questo accordo tacito tra i componenti della commissione, e ho apprezzato e concordato noi, io come presidente, ma tutti gli altri della commissione, il ragionamento proposto dal consigliere Albertoni su quanto riguarda sia il ragionamento per la figura di Manuela Loi, che rappresentava la ragazza della scorta uccisa quando l'attentato, sia per quanto riguarda l'approccio di concordare un discorso che si trovava in una zona, quindi tutta di tutte donne, quindi di Rosa Parks, di Anna Bullshot, eccetera, e quindi poi c'è presa ora ritroveremo a Manuela Loi, ma piazzetta Manuela Loi situati in beni confiscati, dove sono presenti anche gli orti sociali, i quali vengono intitolati, sempre di un'unità,
sindaco di Acciaroli, anche lui vittima della camorra, e ad oggi possiamo dire che su questi beni confiscati, tra poco ci appresteremo ad inaugurare questa piazzetta, perché i lavori sono quasi ultimati, e quindi i bambini avranno anche un altro luogo sul quale poi giocare e distrarsi. Lascio la parola a te. Prego, consigliere Cortone. Allora, noi come gruppo ringraziamo l'intero Consiglio Comunale per aver accolto la nostra proposta di intitolare appunto la piazzetta realizzata su bene confiscato alla via Rosa Parks ad memoria di Emanuela Lori, che comunque è stata la prima donna poliziotta in servizio e la prima donna purtroppo uccisa durante l'attentato a via Adameli, quindi ha mostrato comunque coraggio sacrificando per la sua vita, quindi per noi anzi ringraziamo. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Migliaccio. No, voglio aggiungere soltanto una cosa, sebbene io all'epoca rimasi molto contenta della proposta di titolare la piazzetta di Emanuela Lori, accolsi anche perché era uno dei nomi praticamente io mi porto dietro dal 92 sostanzialmente. Infatti l'intervento della consigliera Portone lo condivido assolutamente, perché Emanuela Lori è stata il primo agente di scorta e di riferimento alla criminalità organizzata, uccisa all'età di neanche 25 anni, le mancavano pochi mesi ai 25 anni e pochi mesi al suo matrimonio. E questo è fondamentale, perché questa cosa è riferimento, perché qui parliamo di luglio del 1992, quindi se oggi le donne hanno fatto dei passi avanti anche grazie a quello che è successo negli anni 90, perché negli anni 90 le donne facevano ancora molta più fatica rispetto ad oggi ad inserirsi in certi ambienti. Non a caso cito una battuta che fece proprio il giudice Borsellino quando se la ritrovò nella scorta e disse: tu dovresti proteggere a me, proprio in modo scherzoso, perché giustamente la ragazzina di 24 anni se la ritrovò nella scorta nel momento in cui lui rifiutò la scorta per non mettere a repentaglio la loro vita. Di conseguenza io sono felicissima dell'intitolazione della piazzetta di Emanuela Lori. Ovviamente il suo nome è legato a tutti gli altri uomini della scorta che sono mancati, con Falcone, Borsellino, Rocco Minici, Terranova e tutta l'altra serie di magistrati purtroppo assassinati dalla mafia. Quindi spero che quando si ricordi, ricordando Emanuela Lori in quella piazzetta, poi risuonino nella mente tutti gli altri nomi che sono legati a lei. Va bene così, grazie. Io penso che in quella piazzetta poi, con la integrazione mia, penso che in quella piazzetta oltre ci saranno anche delle fotografie, si possono mettere in modo tale, perché a volte sapete che cosa succede? Che noi intestiamo qualcosa, insomma, quindi a qualcuno che praticamente, come in questo caso, diciamo così, è stata, diciamo, per il proprio dovere, diciamo, è caduta per il proprio dovere, però poi resta come nome. Invece se noi mettiamo, diciamo, oltre al nome, quindi alla data, all'insegna e così via, mettiamo un po' di storia di quel tempo, io penso che la gente, i ragazzi che vanno lì a visitare, praticamente si rendono conto per quale motivo abbiamo intestato quella piazzetta, e quindi mettere un po' di storia al momento in cui noi facciamo l'inaugurazione e farla restare per sempre quella storia, va bene? Magari in modo che non degrada, insomma, diciamo, il materiale, insomma, e così via, però mettere qualcosa che sia duraturo per sempre. Un fatto umano, come tutti i fatti umani, hanno inizio e una fine, ma purtroppo questa fine ancora oggi, a 31 anni dalla sua morte, non si vede. Quindi io mi rendo disponibile a mettere a disposizione appunto il mio materiale,
scatto si potesse riprodurre una sorta di foto, così come sono io le ho viste di persone, ho fotografato nel giardino della memoria che è stato costruito proprio sull'autostrada Palermo-Capaci, punto esatto dell'esclusione. Potremmo riprodurre io le foto, una sorta di come è stato creato lì, quindi me ne rendo disponibile per il riferimento alla mano. Grazie. Benissimo. Allora, passiamo alla votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno, intitolazione piazzetta sui beni confiscati in via Rosa Pax in memoria di Emanuela Loi. Chi è d'accordo? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? All'unanimità. Passiamo all'ultimo punto, all'ultimo del giorno, il punto 4, che diventa punto 4. Mozione di indirizzo sull'autonomia differenziata, ex articolo 116 della Costituzione. Relazione al sindaco, prego. Molto velocemente, questa è una mozione con la quale il sindaco della Giunta chiede al governo, al Parlamento, di tiro del disegno di legge appunto sull'autonomia differenziata delle regioni. È una mozione che c'è stata sollecitata dall'ANCI nazionale e anche dall'ANCI Campania, e quindi molti comuni stanno già deliberando in questo senso, quindi anche noi proponiamo al Consiglio Comunale questa mozione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, prego, consigliere Portone. Allora, noi in merito a questo punto ci asteniamo anche perché ci sono ancora delle criticità e c'è un inter parlamentare ancora in corso, quindi per cui non c'è ancora tutto chiaro e il nostro votazione di estensione. Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 8. Astenuti? 3. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 8. Astenuti? 3. Ok, abbiamo esaurito l'ordine del giorno, quindi ringrazio tutti per la partecipazione, tutti i consiglieri, anche i consiglieri che si sono collegati online, il consigliere Ferrante e l'assessore Guarino. Vi ringrazio la popolazione che si è collegata per ascoltarci, per sentirci. Al prossimo Consiglio Comunale, vi ringrazio, buona giornata.